Il contrasto alla violenza sulle donne passa anche da azioni e interventi di prevenzione rivolti agli uomini, i cosiddetti maltrattanti. Un impegno al quale la città metropolitana di Torino lavora da tempo e che venerdì 22 giugno a Palazzo Cisterna si è concretizzato con la firma di un protocollo d'intesa fra amministrazioni comunali del territorio, consorzi socioassistenziali, ordini professionali e associazioni impegnate in prima fila in questo campo. Non solo la città metropolitana, ma l'insieme delle istituzioni oggi ha siglato questo protocollo che va proprio nella direzione di prevenzione sulla violenza alle donne, perché si occupa proprio di intervenire su chi violenza la agisce. Siamo molto contenti del lavoro portato avanti da Città Metropolitana, di essere riusciti a creare una rete che comprende le associazioni, la parte sanitaria, tutte le istituzioni in quello che deve essere proprio un lavoro collettivo per tentare quantomeno di risolvere il problema finalmente della violenza sulle donne. La nostra realtà, che è una realtà di uomini che circa 20 anni che sul territorio torinese si trova e lavora sul come siamo uomini, ha trovato durante il percorso il bisogno di interrogarsi sul tema della violenza e del contrasto alla violenza e cosa soprattutto potevamo fare noi uomini su questo tema così importante e grave. Noi pensavamo che non si poteva affrontare se non a partire da una reale prevenzione, che vuol dire sono gli uomini che fanno questa violenza e quindi come mai, quali sono i meccanismi, qual è la cultura portante che gli permette di farla. Noi siamo stato il primo centro in Italia che ha aperto nel 2009 e da allora sono passati da noi tantissimi uomini. Diciamo, noi abbiamo fatto una stima pochi giorni fa che abbiamo avuto uno 500 contatti fino adesso, però molto così indicativi. Il tavolo di confronto estenderà in un secondo momento il coinvolgimento anche alla Regione Piemonte, nelle sue competenze di sanità, politiche sociali e politiche di parità, e alle forze dell'ordine. Come consulta femminile regionale noi siamo molto vicini al problema della violenza contro le donne. Abbiamo istituito un progetto molto importante che si chiama Piemonte in rete contro la violenza e riteniamo che tutto dove c'è una vittima ci sia un maltrattante. Quindi curare, confrontarsi, condividere le problematiche con gli uomini, con il maltrattante è tanto importante quanto essere vicino alla vittima.